Anche il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Luigi Cadorna, figlio del generale che aveva guidato le truppe italiane a Porta Pia nel 1870 e personaggio tutt'altro che sensibile alle fanfare della retorica, è dell'opinione che bastino poche spallate per impossessarsi del Trentino. E qualche altro colpo d'ariete, il termine è suo, per marciare su Lubiana e di lì su Vienna, chiudendo così una volta per tutte la storica partita. La tattica di Cadorna è imperniata su una guerra di movimento, su una sequenza a getto continuo di grandi battaglie offensive. Uomo di notevoli qualità personali, per la sua risoluta determinazione e per la sua tenace coerenza di propositi, Cadorna ritiene che a supplire la deficienza di mezzi possa valere una ferrea disciplina delle truppe, un inflessibile regime di repressione preventiva imposto con spietata determinazione. Il superiore, intima nelle sue circolari, ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Mandati allo sbaraglio in reiterati attacchi frontali alla baionetta, italiani, nel corso di 4 successive battaglie su Risonzo, tra il giugno e il novembre 1915, lasciano sul terreno oltre 230.000 uomini tra morti e feriti. Si riprende perciò a combattere con ancor maggiore asprezza su tutti i versanti. Le direttive di Cadorna sono tassative. Si deve resistere o morire sul posto. Tra il 15 maggio e il 18 giugno lo scontro fra i due eserciti è feroce, tanto che alla fine si conteranno 76.000 italiani fra caduti e prigionieri e 30.000 austriaci messi fuori combattimento. Anche sui mari. Di qui, infatti, passano gran parte dei rifornimenti di materie prime e di derrate alimentari. Ed è proprio la difesa o l'intercettazione dei convogli mercantili l'obiettivo principale della contesa che oppone le flotte dei due schieramenti. Alcuni mesi prima che l'aiuto militare della Repubblica Nordamericana, che in dicembre dichiara guerra anche all'impero austro-ungarico, e il peso della sua potenza industriale si facciano sentire in misura determinante sul teatro delle operazioni. Mentre cade nel vuoto l'appello del pontefice Benedetto XV, che con una nota dell'agosto 1917 ha esortato i paesi belligeranti a mettere fine all'inutile strage, le operazioni belliche conoscono un'ulteriore recrudescenza. Dopo aver respinto tra il maggio e luglio una nuova offensiva francese e bloccato subito dopo l'armata inglese nelle Fiandre, i tedeschi concertano insieme agli austriaci un attacco in grande stile sul versante italiano, che sembra loro il punto più vulnerabile dello schieramento dell'intesa. L'esercito italiano si è trovato ancora una volta a lamentare un ingente numero di vittime. E questo continuo stillicidio di uomini e mezzi in sanguinose e inutili offensive contro postazioni inespugnabili ha prodotto fra le truppe un clima di sconforto e demoralizzazione. In verità, nella macabra tattica degli assalti di massa allo scoperto, pure gli altri comandanti degli eserciti alleati non vanno tanto per il sottile. Ma ad accentuare l'insofferenza dei soldati italiani sono anche l'eccessiva durezza e i metodi ostentatamente vessatori di Cadorna, che considera i suoi uomini come dei semplici numeri. Cadorna è convinto, del resto,
che a minare la saldezza dell'esercito non siano tanto la stanchezza e la tensione prodotta da 2 anni di guerra fra indicibili angosce e patimenti, quanto piuttosto il disfattismo e la propaganda sovversiva. Egli continua perciò a chiedere al governo drastici provvedimenti, al di là di ogni limite di legalità, a carico dei socialisti accusati di fomentare il malcontento. E le agitazioni popolari, scoppiate a Torino in agosto, sembrano dare ragione alla sua tesi. La gente scesa in piazza per reclamare pane e pace viene affrontata dalle truppe e nei violenti scontri restano sul terreno 50 di morti. Sull'accaduto nemmeno una riga compare sui giornali sottoposti a rigorosa censura. Ma non sono tanto le crepe del fronte interno quanto piuttosto quelle provocate dalla scarsa efficacia dei piani strategici di Cadorna e dalla sua intolleranza a minare il morale e la tenuta dell'esercito. Fra le vittime dei suoi metodi autoritari e accentratori si contano anche centinaia di ufficiali destituiti o rimossi dai loro incarichi. Per una ragione o per l'altra l'Italia, dopo 2 anni e mezzo di guerra, si trova sul punto di vacillare. Ed è proprio in questo difficile frangente che gli austriaci e i tedeschi sferrano, il 24 ottobre 1917, una poderosa offensiva.